il compleanno non bastava, no, 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 no. Benvenuti qui, ciao, amici. Sì, brava, ciao, ciao a te. E benvenuti qui nella nostra cucina. Brava, se siete amanti dei videogiochi, questo è il canale giusto. Sì, parleremo sì. dei videogiochi NES e Mini NES. No, no, eh? No, hai sbagliato. Oggi parliamo della torta di compleanno che la mammina di Enzo ha preparato per il quinto compleanno di Enzo da portare a scuola in classe. Era stata richiesta una ciambella, ma io non mi sono arresa alla tristezza della ciambella e allora ho pensato: la faccio con l'impasto della ciambella, però gli do una forma che sia bella. E gli chiedo, e chiedo ad Enzino: qual è il tuo personaggino preferito? E lui cosa mi risponde? Chi è il Goomba? Lui. Aspetta, lo dico io. Dillo tu, chi è il Goomba? Il Goomba è quello marrone. Quello marrone. Marrone, quello, bravo, marrone. Quello marrone. Mi ha chiesto proprio quello marrone. Che non è quello che hai incontrato, no, in bagno. No, no. Bene, se volete fare con me quello marrone, spostiamoci in cucina. Andiamo a vedere come ho fatto. Oggi faremo insieme una torta a Goomba, che è uno dei personaggi preferiti, più divertiti, diciamo così, più divertenti per Enzo. La base torta che ho scelto... della base torta che ho scelto vi metto qua il link, è la base che ho usato anche per la torta mooncake che avete visto da poco. Uso quella perché è integrale, perché è fatta con zucchero di canna e quindi non voglio dare ai bambini delle schifezze. La decorerò poi con della Nutella tipo nocciolata sia gorigoni. Per la copertura ci occorreranno anche delle glasse al cacao, io ne prenderò un 4. Poi mi occorrerà il corpo del fungo, lo farò finto con un cilindro di polistirolo, questi li trovate in tutti i negozi di decorazione, e poi per decorare userò della pasta di zucchero che ho comprato bella e pronta perché, come vedete, costava pochissimo e siccome non va mangiata non mi interessa che sia di buona qualità. Se la volete di buona qualità, qui trovate lei col pallino, trovate il video dove vi insegno a farla. La torta è già in forno, ho usato una forma a zucchotto e una forma tonda, quindi sono due torte in forno. L'importante è che la base dello zucchotto sia quanto la circonferenza della torta. L'unica cosa a cui dovete stare attenti è proprio questa. La mia è intorno ai 25 cm come circonferenza, sia lo zucchotto che la base torta. E come base sto usando 500 g di farina, quindi a quello rapportatevi, e sto usando proprio le dosi che ho usato per questa torta qua. Come prima cosa procediamo con la copertura di questo dischetto. Ci servirà anche un pochino di marmellata diluita con un po' d'acqua che fungerà da colla dell'ambaradan. Quindi dapprima stendo della pasta di zucchero bianca per coprire questa parte circolare. Lo farò con un mattarello aiutandomi anche con un po' di carta forno. Non far attaccare sul fondo la pasta di zucchero, userò dello zucchero a velo. Cominciamo subito. Ok, sporcato di zucchero a velo tutto il piano da lavoro, così prendo la pasta di zucchero che ho messo 3 secondi 3 nel microonde per farla ammorbidire. La lavoro ben bene. Tra l'altro questa pasta di zucchero è molto buona, è costata pochissimo, però l'ho assaggiata, ha un profumo e un sapore buonissimi, per fortuna. C'è un bel salsicciotto, la carta forno e comincio a preparare il rivestimento del mio Goomba. Con un pennellino in silicone spennelliamo la nostra pasta di zucchero con un po' di marmellata o di gelatina. Io qua ce l'ho di fichi e quella uso, insomma, non è un problema. Serve solo per far attaccare la pasta di zucchero al supporto di polistirolo. Potreste usare anche solo l'acqua. Prendo il supporto e piano piano faccio ben aderire con le mani, date forma ben tonda a tutto. E se proprio ci volete essere rifiniti, vi faccio vedere come funziona anche questo. Lui, diciamo che liscia perfettamente tutte le crepe
e tutti i bozzi che ci sono sulla vostra superficie della torta. Perfetto, base pronta, mettiamola da parte. Adesso dobbiamo creare i pezzi vari del nostro Goomba. I pezzi vari sono gli occhi, le sopracciglia e i dentoni. Cominciamo con gli occhi, che sono fatti sempre di pasta di zucchero bianca. Scusate il forno di sottofondo, ma è proprio un voler condividere con voi una cosa che non di cui non avevo neanche pensato a fare il video, perché ho detto: ma chi vuoi che faccia una torta Goomba? Poi Gabriele mi ha detto: ma falla, magari interessa a qualche mamma, a qualche figlio a cui piace Super Mario. Ma i figli che poi piace Super Mario vogliono la torta di Super Mario, non vogliono la torta Goomba, dico io. Solo mio figlio vuole la torta Goomba. Vabbè. E gli occhi sono due ovali, uno e due. Poi ha anche due dentoni triangolari posti verso l'alto, quindi li vado a fare subito. Striscia dritta e così a mano libera, uno e due. Pasta di zucchero nera, prendiamo una pallina, dividiamola a metà così e facciamone due palline così, tipo degli ovalini, che appiccicheremo aiutandoci soltanto con un goccio d'acqua. Forma ovale alla pallina, goccino d'acqua e appiccichiamo il nostro occhio da una parte e dall'altra. Poppete, quindi, con un pezzettino di pasta bianca fate due pallinini. Pallinini, sono dei pallini ancora più ini. Bagnate la superficie dell'occhio e fate la luce dell'occhietto. Il Goomba è caratterizzato da delle foltissime sopracciglia. Andiamole a fare. Sopracciglia che passano quasi sopra gli occhi. Sono la parte più difficile di tutto il Goomba. E allora, facciamo un bel salamino che assottiglieremo maggiormente al centro senza separarlo e lasceremo ben spesso sui laterali fino a creare una chiusura stretta così. Da una parte arcuate ben bene il sopracciglio, che Goomba è cattivo, eh? Ora bisogna fare la bocca. Bocca sottile e leggermente all'ingiù. Ok, sarebbe più o meno così. Zacchete e zacchete. Tutti i pezzi sono pronti. Evviva! Mettiamoli da parte. Tirata fuori la prima torta dal forno, pratico un taglio che mi faccia far sì che il mio pan di Spagna sia tutto alla medesima altezza. Facciamo raffreddare, ma per fare raffreddare faccio questa cosa: la sposto su questa base, che sarà poi la base su cui poggerò la torta in via definitiva. Benissimo, sfornato anche lo zuccotto, sformiamolo, voilà. Bene bene, cerchiamo di rendere una base bella dritta, quindi io partirei da qua senza togliere troppo e toglierei tutta la cupolina. Questa la mettiamo via senza buttare niente e proviamo i due pezzi l'uno sull'altro. Il mio è un po' bassino questo, quindi sto facendo un altro pan di Spagna da mettere in mezzo tra il primo e il secondo. Sempre allo stesso modo, quindi ci vediamo non appena sforniamo l'altro pan di Spagna. A questo punto ho tutte le mie basi, posso procedere con il mio lavoro. Cosa faccio? Incollo tutte le basi con della Nutella. A questo punto mi siedo e do la forma tipica della testa del Goomba.
prima di passare alla fase successiva, passiamo della Nutella o quello che abbiamo su tutta la superficie. Perfetto, leva un po' in frigo. Adesso prepariamo i piedini, li faccio in una specie di salame turco fatto con riso soffiato, cioccolata e gli scarti della torta che ho precedentemente appunto messo via. Intanto metto 120 grammi di cioccolato a fondere nel microonde. La torta che avevamo precedentemente messo via all'interno del bicchiere del mixer. Questa va tutta frullata dopo averla ridotta in polvere, verso il contenuto all'interno di una boule e mixo con un po' di riso soffiato per dare tipo la parte bianca del salamino turco. Prendo il mio cioccolato che nel frattempo sta fondendo, come vedete, allegramente. Metto anche qui un paio di cucchiai di Nutella, proprio a rendere bello cioccolatoso l'impasto. Inondo di cioccolato e faccio i miei bei piedini polpettini. Poi, quando il cioccolato si rapprenderà, questo diventerà proprio una sorta di salame turco. Piede salamino numero uno. Anche loro poi li coprirò con la glassa, ovviamente. Ovviamente. Ok, allora, arrivati a questo punto, la nostra testa, dove vai amico? La nostra testa di Goomba è bella e pronta per essere glassata. Quindi prendo la mia glassa, dopo averla riscaldata, la so attenta a ben bene farla disciogliere e comincio a glassare perfettamente il mio Goomba. Io ho messo su una gratella e sotto ovviamente della carta forno per poter recuperare poi la glassa che sarà in eccesso. Lasciamola raffreddare in frigorifero. Prendo i piedini e li poggio sulla gratella. I piedini seguono la circonferenza della torta. Segno quindi la parte che voglio che dei piedini venga via. Anche qui, bustina di glassa e ricopro tutto il piedino. Faccio raffreddare perfettamente anche i piedini. Siamo pronti per assemblare la faccia di Goomba. Goomba! Allora. Comincio subito con gli occhi. Facciamo sciogliere un pochino di glassa e sporchiamo con il dito le parti dove vogliamo che appiccicare i pezzi. Non mi quindi dire. Fa da collante, è arrivato papà. Asciughiamoci bene le dita tra un incollaggio e l'altro in modo da non sporcare i pezzi vari. Prendiamo occhio numero 1 e adagiamolo. Che bello! A te stanno simpatici, Goomba? Molto. 2. Oh, sta venendo uguale. Allora cosa metterai? Le sopracciglia, che devo separare perché mio figlio mi ha fatto notare che non sono attaccate. Ve l'avevo detto. Ah. Quello ha l'osservazione scaltra 1 e 2. Vabbè, è anche più comodo. Dici? Posso, no? Vediamo. Attacchiamo un sopracciglio e lo mettiamo. Che simpatico. E l'altro sopracciglio. Ma in realtà i Goomba cosa sono? Funghi. Ah, funghi. Sarebbero i porcini, credo. Ah, ho capito. Bocca. Mamma, sei tutta contenta, vero? Beh sì, quando posso fare felice Enzo con poco. Poco, diciamo poco di sì. Brava. Aspettate che questa devo mettere bassa perché poi devono starci i dentoni. Uno. Ok, mi fermerei qua. Direi che ci siamo. Vi faccio vedere come rivesto i piedini. Passaggio del tutto facoltativo. Anche qui rivesto con glassa liquida, grassa liquida, il mio bel piedin tanto piccin, perché deve essere attaccata su qualcosa di fresco. Aspetta, voilà, rivesto senza farmi tanti problemi, quindi piano piano
Assaggiamo questa pasta di zucchero. Dopo aver fatto questo, puliamo le scarpe con un po' d'acqua. Ah, no, con la crema? No. E togliamo l'eccesso di pasta di zucchero e mettiamo da parte. Brava! E quindi lo stesso procedimento per l'altro, esatto, giusto? Bravissimo. Ora, io non vi faccio vedere l'assemblaggio qua, perché l'assemblaggio lo dovrò fare domani in classe da Enzo. Quindi, voi immaginate che il cilindro andrà sotto questo, certo, e davanti al cilindro i due piedi. Facciamo così, vi lascio alle foto, così vi rendete conto dell'assemblaggio, mi dite cosa ne pensate di questa torta, e dopodiché io vi dirò cosa ne pensa Enzo. Ci vediamo dopo, ciao! Mamma mia! Bene, avete visto com'è semplice fare questo Goomba, che altro non è un fungo cattivo, il fungo è uno dei personaggi cattivi. È il fungo cattivi, di Super Mario! Brava, e lei allora, di funghi ne capisce. No, tu di funghi ne capisci e allucinogeni, io invece capisco di Super Mario e ho fatto questo Goomba che oltre ad essere troppo carino, diciamo la verità, è stato semplice, non sono stata neanche così a perfezionarlo più di tanto perché serviva per squinternarlo, avete visto com'è finito, poveraccio, però mi sono molto divertita a farlo perché ho voluto provare una copertura che non fosse la solita pasta di zucchero che veramente mi ha scocciato. Basta, ha rotto le scatole. Non è che ha rotto le scatole, è che da mangiare non è buona e ho preferito invece la glassa al cioccolato. Buona, e devo dire, buona. Che brava, brava, veramente bene, grazie, grazie. Prego. E allora, se anche i vostri figli sono appassionati di Super Mario, una torta Goomba sarà molto semplice da fare seguendo le nostre indicazioni. Se questo video vi è piaciuto, regalateci un pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Un pollice in su! Un pollice in su, come dice il nanetto lì giù, e noi ci rivediamo sempre qua. Sulle vostre tavole! Ciao! Ciao Super Mario!